Il microfono è sempre paura, non fa più il gagliardetto dell'Unione Sovietica. Allora adesso andiamo a parlare, Max. A che era aperto? Adesso andiamo a parlare male dei Ranieri. No, io non parlo mai, siete voi che parlate male dei Ranieri. Voi. Vai avanti. Andiamo a parlare di Bibi. Di? Bibi. Colei che secondo me da 1992 ha avuto più successo di tutti quanti. Sono d'accordo con te, lo sai. Perché vuoi che i social ormai siano questo nuovo mondo dove è poter vero. Diventare famosi. Ma proprio, parliamo proprio di Tea Falco, che sì. Interpreta la Mainagi. Beatrice Mainagi. Senti, ma come si chiamava? Come si chiamava questa compagnia che gestiva? Questa compagnia che gestiva Mainagi, non mi ricordo, però insomma era della Mainagi and Company Temple Corporation, che non è romanzata. No, non esisteva mai. No, l'hanno inventata. No, sarebbe stato complicato, molto complicato fare una cosa vera. No, dai, su, l'abbiamo detto. No, l'ho fatto bene. Va bene, allora lei è Beatrice ed è la pecora nera di questa famiglia. Perché è una ragazza che vive di eccessi. Di sesso, di droga, di discoteca. E tutto a un tratto però si trova in una situazione che neanche lei sa come gestire. Perché muore il papà. Si suicida. Esatto, perché Mainagi si suicida, no, dopo essere stato in carcere a San Vittore. Esatto, lui esce. Sì, perché si suicida? Si suicida perché ha capito che i suoi, quelli che lo ricercavano, diciamo, della malavita, stava in grosso pericolo e non ce l'ha fatta reggere l'urto, ecco. E così lei si ritrova in mano tutta quanta questa azienda, il padre di Nascia. Sì. Lei non sa come gestirla. Importante Tea Falco, poi. Molto brava la sua interpretazione milanese, con la grada milanese. Sì. Ok. Non credi? No, te credo. E quindi, no, lei lo fa bene lì, Fa solo quello, tutti quanti dicono. Non lo so, io credo che è stata originale, dai, non esagerano i social, questi che la prendono in giro, secondo me esagerano. Ah, ci sono persone addirittura che hanno fatto un fan club su Tea Falco. Ma dai. Ad esempio c'è Alessandro Zingaro che ha fondato il fan club Tea Falco Yed Roma. Ma dai. È il servaco. Che tira il servaco. Come? Va bene, allora Tea Falco cosa fa in realtà? Lei ci rimane male quando gli ascoltatori, gli spettatori, i suoi fans la prendono in giro, perché gli dicono che sa fare soltanto questo tipo di interpretazione, non è in grado di fare altri ruoli. Ossia sbiascica soltanto e non è una vera e propria attrice. La potete vedere anche dicono il video simpatico del Davide Donatello. Però lei ha molto umore, senso dell'umorismo, Sì, infatti sta simpatica a tutti. Un Davide Donatello in cui parla nella stessa identica maniera, nonostante non stia interpretando alcun personaggio. Lei inizia a esporre nel campo della fotografia nel 2000 nella sua Sicilia, perché lei è sicula.
e da lì in poi partecipa a molte mostre individuali. Infatti lei inizia come fotografa. Nel cinema diventa famosa con Vincere, con Io e te e Sotto una buona stella, con cui abbiamo detto, però con la solita commedia che è? No. In televisione invece Il giovane Montalbano, nell'episodio lei fa una comparsata e poi adesso abbiamo il 92. C'è questo boom. Beh, però lei viene anche scelta da Bernardo Bertolucci, diciamo, nel film Io e te, no? Sì, no, ma lei ha la nomination al Davide Donatello. Ah, ecco, sì, sì, nel 2013. Esatto, nel 2013 che ha girato? Io e te di Bernardo Io e te Bertolucci. Di Bertolucci. Ah, sì. Ha fatto anche teatro, eh. Molti la sono andati a vedere, ne hanno parlato bene. C'è un sito web ufficiale di Tea Falco, molto carino, vi invito a vederlo, dove lei racconta la sua biografia sia dal punto di vista come artista, in quanto fotografa, che come attrice, in cui parla inglese, francese, spagnolo, sa parlare il dialetto siciliano, napoletano, milanese e romagnolo, ma è romano. Vabbè. Va bene? Quindi molto carina Tea Falco, il suo profilo Twitter mette paura, vero Max? Insomma, non si capiva, insomma, però complimenti, io dico complimenti a Tea Falco, perché almeno ha distolto l'attenzione, possiamo dire che nella guerra di popolarità con... Facciamo gli auguri a Fabio Dionisi, che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri. Nella guerra di popolarità, tra virgolette, guerra, insomma, competizione di popolarità per 1992 con Miriam Leone, forse ha battuto le curve e le scene osè della Leone, insomma, no? Con questo suo... con questa sua interpretazione un po' così sbiaccicata. Esatto. Da parte di interpretare. Vabbè, ma tante, quella era così, no? La figlia di papà milanese. L'ha fatta bene, c'era poco da dire. Noi torniamo tra poco, mi raccomando, ascolta di REM, anche quando i mitici REM. Oh,
siamo rientrati. Ciao. Ehi, Max, sveglia! Chi è? Ha cerrato? Ma chi è che dice congratulations? Ha cerrato, ya! Ma io non lo so, che stai combinando? Ah, perché non era finita per i body art, hai serrato, ya? Yeah. Sì, ho serrato tutto. Molbe. Tu prima non hai serrato. Puta madre. Allora, dicevamo. Che ci manca Rocco Venturi, che è il giovane ufficiale di polizia, in realtà membro della squadra di Antonio Di Pietro, nonché sì. Ragazza sia entusiasta e scaltro, quanto in realtà un traditore. Perché un traditore? Perché in realtà lui faceva il doppio giochista e mandava sempre bevuto Di Pietro. Sì, fino a che Di Pietro non riesce a fare. No, non è che. Come hai detto, scusa. Tu adesso stai facendo. Sei rimasto esterefatto. No, hai, che cosa hai detto? Non ti ho capito. Parlavo di Rocco Venturi, interpretato esatto, Roma, diciamo. Ma tu che questo cosa. Questo giovane di ufficiali di polizia di Roma, membro della storia Antonio Di Pietro, per carità, un ragazzo entusiasta e scaltro, quanto in realtà un doppio giochista. Però esatto. Alla fine, per fortuna, Antonio Di Pietro riesce a incastrarlo e quindi lo smaschera. Ho capito, ma ha bevuto. Vabbè. Lui è costretto, come hai detto? No, niente, non si può ripetere, vai avanti. Lui è costretto quindi a scappare dall'Italia cercando di certo. Il nostro Notte, Leonardo Notte. Perché ha conosce un grande segreto di Notte, no? Quello che hai detto all'inizio. Erano amici da bambini e lui lo poteva ricattare. Amici da bambini proprio no, lui era. Perché tutti e due erano amici di. Lui era il. Diciamo, era un collega stretto del. Fratello della donna bolognese con cui Notte ha fatto poi la figlia e che quindi